Eccoci tornati, le scimmie. Oggi vedremo l'allenamento in vacanza parte 1. Come sapete bene, la ginnastica, gli elementi a corpo libero rivestono una parte molto importante nella piramide di performance del CrossFit. Infatti andremo a vedere un allenamento push a corpo libero senza l'uso degli attrezzi che potete sviluppare anche in vacanza. Il primo elemento che andremo a vedere sarà il push-up classico, lo utilizzeremo come avviamento. Per chi non sapesse come eseguirlo può andare a vedere il tutorial che abbiamo fatto precedentemente nel canale. Faremo 3 serie da 20 o faremo la versione facilitata in ginocchio scendendo 3 serie da 10. Il secondo elemento sono i piegamenti inclinati. Potete usare una sedia tranquillamente, poggiamo i piedi in questo modo, contraiamo bene gli addominali. Le regole sono le stesse per il che valgono per il push-up. Siamo in questa posizione. Tocco, 20 ripetizioni. Come terzo elemento vedremo il push-up diamond e vedremo 3 serie, 10 ripetizioni. Ora vediamo le tricep extension, un esercizio che va a caricare molto i tricipiti ma lavorare tanto sul core. Ci mettiamo in questa posizione, la posizione di push up, siamo così, contraggo gli addominali, retto i gomiti e spingo. Se non riesco a eseguire bene il movimento, sposto le mani più avanti inizialmente, piego e semplifico l'azione. Andiamo a eseguire 12 ripetizioni. I gomiti sono stretti, non vanno giù così come il piegamento, ma è proprio un'estensione data dal precipite. Andiamo a vedere il piegamento d'arciere. Posizioniamo le braccia larghe. Qua. Anche qui faremo 3 serie da 10 ripetizioni. Abbiamo visto con Andrea gli arcieri alternati, vediamo il piegamento ad arciere monolaterale, quindi carichiamo prima un solo braccio per andare a stancare le fibre muscolari e poi carichiamo l'altro braccio. Ci posizioniamo a braccia larghe così, le mani stanno in questa posizione, la mano che lavora può mantenersi in questo modo e l'altra, le dita sono indirizzate in fuori, contraggo gli addominali. Il mio braccio. Eseguiamo
eseguire 3 serie, 10 ripetizioni per ognuna delle due braccia. Adesso andiamo a vedere il piegamento esplosivo, dove andremo a reclutare le fibre veloci. Faremo 3 serie da 15 ripetizioni. Vediamo il workout con i diamond inclinati, mettiamo i piedi su una sedia, addominali contratti. Andiamo a eseguire 3 serie da 10 ripetizioni. Come applicare questo workout che abbiamo visto? Facciamo delle pause fra un set e l'altro di ognuno degli elementi che abbiamo visto, da 30 secondi a un massimo di un minuto. In base alle vostre capacità potete gestire le serie da 1 a 3 per esercizio. Per oggi è tutto, noi ci vediamo qua e ci rivediamo qua alle scimmie.